Vabbè, sembrerà scontato, però fin da molto piccolo a casa abbiamo sempre ascoltato tanta musica, bella musica. Comunque intorno ai 10 a casa mia si respirava tanto acid jazz, tipo Incognito, Bello. Jamiroquai, sicuramente qualche semino già lì è stato messo per un certo tipo di sound Ok. e di, no, Certo. vibe, Sì. diciamo, se così si può dire. Successivamente mi ricordo che con degli amici c'era la volontà di provare a mescolare effettivamente le cose, no? Mescolare brani che ci piacevano e facevamo dei veri e propri accrocchi con quello che trovavamo, perché magari Certo. Certo. un Walkman di cassette, un lettore CD Walkman con dei mixer improbabili recuperati chissà dove, tutti ossidati, provavamo a mescolare Ok. le cose. E mi ricordo questa cosa che all'epoca c'era un videogioco per la Ok. PlayStation 1 che si chiamava Wipeout 2097 e c'aveva una colonna sonora fotonica e io scoprii per caso che il videogioco se lo mettevi nello stereo suonava, era audio, cioè lo potevi Ok. ascoltare. Che io portai a una pseudo festicciola con tutte queste cose, questo CD di un videogioco e dentro c'era roba dei Future Sound of London, Underworld, Chemical Brothers, però c'era dei Pischelli, forse neanche ancora ho il background per Certo. apprezzare quella roba perché magari l'hai visto da Pischelli Sì, che ascolta roba normale, orribile. certo. Però anche lì a me prese sto flash con questa musica che dicevo, ma sta roba mi piace, ma ne voglio Ok. ancora, cerchiamone ancora. Sì, questo Bellissimo. forse è. E successivamente il passaggio di mettere in atto, Certo. acquistai dei primissimi Gemini CDJ piccolini e cominciai a mescolare un po' di roba. Poi successivamente Ok. passai ai giradischi al vinile e poi Com'è partì stato questo tutto. switch? Probabilmente anche condizionato da un immaginario, nel senso che all'epoca magari non era come ora che Ok. per fruire della musica, per ascoltare la musica, dovevi andare nei club, No, cioè non certo. c'era Spotify, non c'era YouTube, era una roba che ancora non era esplosa. E ricordo che vidi Tiesto in televisione suonare all'inaugurazione delle Olimpiadi e a Ok. me questa cosa mi fulminò, suonava con i dischi e dissi guarda che figata, mi piacque Quindi da lì ti è venuto il tantissimo pallino. e cominciai ad andare nei negozi di dischi e cominciai a comprare qualche disco, insomma, e da lì Bellissimo. partì tutto, sì. E quindi tuttora hai, non so, collezioni o comunque continui a acquistare. Sì. Ora Ok. ho avuto anche il privilegio di lavorare per quasi 10 anni in due negozi di dischi differenti. Ecco, se vuoi magari anche citarli. Sì, il primo era Marchi Moon in Via dei Vecchietti e poi Move On in Piazza Duomo a Firenze. E soprattutto appena entrai nel primo negozio, lì mi si è ovviamente esploso un mondo di ricerca e di cose, esplorando veramente La la qualunque. qualunque dei generi musicali vecchi e nuovi, partendo anche da molto indietro. Io ho sempre avuto una grossa fotta per la krautrock, Ok. cosmic music, eccetera. E E comunque. come, cioè, con tutta questa quantità, no? Anche come poi elabori la selezione, perché comunque il materiale è tanto, come trovi la tua linea e come riesci a selezionare i brani, ecco. Questa è una bella domanda perché forse è stato un po' il mio più grande cruccio, se vogliamo, in quanto non mi sono mai specializzato in un canale specifico, Ok. tant'è che io magari ho una valigetta di 45 inni con funk, soul, boogie disco e fa un set così, poi ho i vinili magari più house e poi col digitale faccio roba più techno, Certo. elettro, eccetera, quindi ho effettivamente più personalità da questo punto di vista. Ok, bello. E la ricerca sì, necessita di tempo, di fame, perché ci vuole anche Certo. quella e non sempre abbiamo la stessa fame. Certo. E quindi su questo è. C'è comunque un obiettivo, un traguardo, o che hai raggiunto, che comunque vorresti magari ancora toglierti come sfizio, un tassello, ecco, ti piacerebbe Magari ottenere. suonare a un festival, questa è una cosa che non ho mai fatto, mi piacerebbe molto, un Ok. festival grande. Certo. Poi Cosa porteresti a un festival? direi dipende dalla stagione. Ora vabbè, un festival è open air Ok. prevalentemente, Certo. però probabilmente spingerei, sì. Ok. Quindi diciamo comunque, cioè, hai sicuramente da quello che ho capito una cultura anche varia di più generi, no? Però ad oggi, se ti dovessi definire, ovviamente approssimativamente, il genere che più ti piacerebbe suonare, Io sono sempre che più, stato ecco, più ti ci rivedi molto, adesso. quello che mi ha sempre rappresentato di più è sempre stata la corrente della border community, James Holden e tutta quella linea là. Io quando lo scoprì divenne proprio il mio totem, il mio spirito Ok. guida, grossa Ok. fonte di ispirazione, sì, e quello è stato quello nel tempo.
non è mai passato. Ok, sì. Bello. Sì. Come ti vivi il rapporto appunto con il pubblico? Cioè, quanto ci fai caso, quanto ti dà importanza e quanto anche hai coinvolgimento dal pubblico, no? Perché magari spesso ho sentito dire che si sentono, suonano e sono una bolla, cioè proprio pensano alla musica, altri magari gli piace, no? Avere una risposta. Certo. Come te la vivi? Anche questo è un po' difficile perché parlando di club è una cosa, certo. Poi mi è capitato di veramente mettere musica nei luoghi più disparati e con le vibre più differenti. Ti direi, in un club non sempre scatta quel dialogo, ok? Però quando riesci a raggiungerlo si crea qualcosa di molto interessante. Senti un brivido lungo la schiena che è difficile da descrivere. Ok. E così che me la vivo, sempre con molta tranquillità e sicurezza, però voglio sempre cercare di catturare la loro fiducia, okay. Di cogliere la loro attenzione. Okay. E loro sono lì attenti, vogliono sì, rimanere a se raggiungi quello, la serata Levelà. Va su e certo. Viene meglio. Non sono sempre d'accordo. Ci si riesce, perché non è sempre la quarta, uguale. Penso, poi difficile finale, no? Sì, avere sì, il sì. Perfetto paragone con comunque il un dialogo, sicuramente un dialogo, sì. Bello. Io guarda, ti ringrazio, spero ti sia divertito, che grazie. Abbia messo sì, ciò molto. Che volevi. Grazie. E sì. Quando vuoi passare ti aspettiamo qua. Grazie, grazie a voi, grazie.